Le difficoltà di vivere su un'isola, dalla Sardegna alla Sicilia, trasporti e collegamenti più complessi e il prezzo più alto è per imprese e strutture turistiche. A noi costa tantissimo, pensate ai collegamenti che noi abbiamo penalizzanti rispetto a quelle che sono le altre destinazioni. Difficoltà nei trasporti, nei collegamenti e l'insularità con le sue conseguenze che toglie, dicono dalla Sicilia alla Sardegna, miliardi di euro all'anno e fa pagare il maggior costo alle imprese e alle strutture turistiche. Isolani ma anche isolati. Chi vive circondato dal mare lo sa bene, la distanza dalla terraferma è motivo di orgoglio ma anche causa di infiniti disagi. In Italia il tema riguarda 7 milioni di persone, quasi tutte concentrate nelle due isole maggiori, Sardegna e Sicilia. Chi ci abita fa i conti ogni giorno con gli effetti dell'insularità, i problemi nei collegamenti con la penisola, l'arretratezza di strade e ferrovie, i prezzi più alti per una serie di beni e servizi a causa dei costi di trasporto. Portare il mio prodotto nel mercato di riferimento, che per quanto riguarda le Apidei e Verona, io ho un costo superiore al 30% rispetto allo stesso prodotto della stessa azienda che viene appunto fabbricato in Italia o anche nel resto d'Europa. Questo solo per il fatto che i miei prodotti devono prendere la nave per arrivare nel resto d'Italia. Il trasportatore sardo ha dei costi maggiori. In primis, chi fa intermodalità ha il costo del traghetto, il costo del carburante, paghiamo il gasolio più caro di quello che troviamo in penisola, il maggior costo del dipendente perché comunque deve fare delle trasferte più lunghe, quindi incide notevolmente su quello che poi è la composizione del costo del trasporto finale. Per quanto riguarda anche il nostro settore, il turismo, è chiaro che per noi incide particolarmente il livello di occupazione media delle camere che noi abbiamo in Sicilia, chiaramente non è paragonabile a quello delle altre regioni che sono facilmente raggiungibili anche con altri mezzi, e quindi già questo incide particolarmente sui fatturati. Per noi il tema rimane sempre quello della raggiungibilità, il costo delle merci, il costo degli approvvigionamenti. I tempi incidono sicuramente sui costi, perché il tempo ovviamente del trasporto e anche consumo di manodopera, consumo di carburanti. Già passare lo stretto di Messina consideri che sono 3-4 ore di tempo che si perdono in più, oltre ai problemi strutturali che già la Sicilia ha, perché trasportare merci da Palermo a Messina o da Ragusa a Messina è ovvio che non è lo stesso che trasportare merci in un'autostrada. Sardegna e Sicilia hanno calcolato i costi pratici dell'insularità, i risultati fanno impressione. La regione siciliana, il costo dell'insularità si riflette su cittadini e imprese per un valore di circa 6 miliardi di euro l'anno. Per i sardi questa cifra ammonta a 9,5 miliardi di euro l'anno per la maggiore distanza, anche se la popolazione è circondata di quella siciliana. Insieme, sostanzialmente, le isole italiane hanno un costo di insularità che supera i 15 miliardi di euro. È una tassa occulta, quindi è un impegno che non viene neanche riconosciuto. Per compensare questi costi, dicono i diretti interessati, deve intervenire lo Stato, ed è proprio per mettere alle strette governo e Parlamento che dalla Sardegna è partita l'idea di cambiare la Costituzione, inserendo direttamente nella Carta l'obbligo per la Repubblica di riconoscere le peculiarità delle isole e rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. La proposta di legge di iniziativa popolare, sostenuta da un fronte trasversale, ha già ottenuto il via libera unanime del Senato in prima lettura. Ora è all'esame della Camera, poi dovrà fare un secondo passaggio in entrambi i rami del Parlamento. Noi speriamo che possa arrivare alla prima lettura della Camera prima di Natale, dopodiché tornerà in Senato, per cui noi speriamo ragionevolmente, se i tempi saranno contratti al massimo, come noi auspichiamo, vista la grande coesione, il grande consenso che c'è su questa proposta, noi speriamo che per la primavera tutto l'iter possa essere concluso. L'altro tavolo su cui si gioca la partita dell'insularità è quello dell'Europa, un terreno difficile nel quale però Sardegna e Sicilia si stanno muovendo con determinazione. Un passo alla volta, la battaglia delle isole si avvicina alla meta.